Hey, foolies. What the fuck? Is this up here? My heart is racing in my heart. I don't know if you're supposed to see that, dog. You motherfuckers. I don't know what the drums are. I'm stupid. Are they drones? Yo, who's watching this? Salve a tutti affezionati al canale Earthlife 2.0. Quando iniziarono a essere visti oggetti volanti non identificati negli Stati Uniti e in Canada, ci fu molto scalpore tra i principali ufologi. I forum su UFO erano in fermento con teorie sulle origini e lo scopo di queste entità fluttuanti. Sono state inviate da forma di vita intelligenti dallo spazio o c'era una spiegazione più terrena? Ora gli esperti hanno affermato che anche altre parti del mondo potrebbero assistere a una raffica di avvistamenti nei loro cieli. Va ricordato che 4 oggetti volanti di forme e dimensioni molto diverse sono stati abbattuti dalle autorità statunitensi in meno di 2 settimane e sebbene uno sia confermato essere un pallone cinese, le autorità non sanno nulla degli altri 3. In attesa delle analisi dei detriti recuperati, il generale dell'aeronautica americana incaricato di proteggere lo spazio aereo statunitense, Glyn Van Eyck, ha detto che i militari non sarebbero stati in grado di identificare quali fossero i 3 oggetti più recenti, come fossero rimasti in volo e da dove provenissero. A questo punto io mi chiedo, perché abbatterli se non si sa cosa sono? Ma andiamo avanti. Quando gli è stato chiesto se avesse escluso gli alieni, Van Eyck ha detto: «Lascerò che la comunità dell'intelligence e la comunità del controspionaggio lo capiscono. Non ho escluso nulla». Sfortunatamente, fino ad ora, non abbiamo avuto una sola immagine di questi oggetti misteriosi. E anche questo è un mistero, anche se gli avvistamenti amatoriali aumentano sempre di più di giorno in giorno. Ma come già abbiamo detto in un video precedente, gli americani sono campioni in insabbiamenti. Adesso però spostiamoci in Cina per un altro avvistamento strano. Un UFO, chiamiamolo anche in questo caso così, che lasciava dietro di sé una scia di luci intense nel cielo, è stato avvistato lunedì notte sopra la città di Qighar, nella provincia nord-orientale di Heilongjiang, nella Repubblica Popolare Cinese. Secondo i media cinesi, intorno alle 17:23, ora locale di lunedì, i residenti di Qighar hanno assistito a una formazione di oggetti volanti nel cielo, che lasciavano luci brillanti e poi svanivano, come si vede nel seguente video. I meteorologi cinesi hanno affermato di non avere informazioni sugli oggetti rilevati e di non poter fornire alcun dettaglio su cosa fossero. Le autorità di difesa aerea di Qighar hanno affermato a loro volta che non c'era nulla di preoccuparsi in relazione agli oggetti volanti. Domenica, un altro oggetto non identificato è stato visto sorvolare nelle acque a largo della provincia costiera cinese di Shandong, secondo l'ufficio marittimo locale. L'ufficio non ha specificato cosa fosse l'oggetto volante e se alla fine sia stato abbattuto.
Come abbiamo discusso in precedenza, negli ultimi giorni Stati Uniti e Canada hanno abbattuto un totale di 3 oggetti aerei non identificati ad alta quota, incluso uno che è stato abbattuto sabato sul territorio canadese dello Yukon. Ma cosa sta realmente succedendo? Finora nessuno sa cosa siano questi oggetti misteriosi. I social media sono pieni di teorie, dalle cortine fumogene per nascondere i disastri ambientali al famigerato Project Blue Beam. E nel frattempo la Casa Bianca ha annunciato che sta formando una nuova task force su UFO per studiare i potenziali rischi per la sicurezza posti da oggetti aerei appena rilevati nello spazio aereo statunitense. Il nuovo gruppo, creato per ordine del consigliere per la sicurezza nazionale Jack Sullivan, riunirà esperti del Pentagono, della Federal Aviation Administration, del Department of Homeland Security e di altre agenzie governative per analizzare i fenomeni aerei non identificati UAP e determinare se si trattano di una minaccia. Ogni elemento del governo raddoppierà i propri sforzi per comprendere e mitigare questi eventi, ha detto il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale John Kirby, aggiungendo che la task force esaminerà le implicazioni politiche più ampie relative al rilevamento e all'analisi degli UFO sulla terraferma. Ma sentendo queste parole mi viene da ridere, se non da piangere. Perché, ripeto, ma se non sanno di che cosa si tratta, perché lanciare dei missili oltretutto costosissimi per distruggerli? La verità è che non sappiamo con certezza cosa stia accadendo e se stiamo davvero affrontando una vera invasione UFO o forse magari l'arrivo di civiltà benevole da altri mondi per aiutarci in questi momenti difficili. E se così fosse, l'opzione che avrebbero su di noi sarebbe davvero terribile, guardando mentre le loro sonde o navi vengono distrutte senza nemmeno indagare. Forse questo fa sì che queste razze extraterrestri, sempre se lo siano, se ne vadano, o l'effetto opposto, che ci considerino una minaccia. Tutto è possibile. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci sentiamo alla prossima.